tutti. Ragazzi, sono sempre io e oggi siamo qui nell'Indovina il logo challenge. In poche parole ci mettono a confronto due versioni dello stesso logo e noi dobbiamo capire qual è quello esatto. Spero abbiate capito un po' come funziona questa challenge. Iniziamo subito. Prima domanda: all'apparenza sembrano uguali, ma non lo sono. Quale tra questi è il logo creato? Bene, Star Wars. Qual è il logo esatto di Star Wars? Io direi la prima. Mi sembra quello... esatto, ovviamente! Qual è l'immagine corretta? Questa è la storia proprio della mia infanzia. Come faccio a non sapere qual è l'immagine corretta? Ma ovviamente la seconda! Cioè, è la storia questa, se non sai il logo dei Simpson. Cioè, non hai vissuto una vita felice. Questa è bella. Quale tra questi è il logo di uno storico brand americano? Ma ovviamente la seconda, perché NYC non vuol dire niente, invece NY vuol dire New York. Io so tutto dei loghi, e sono 3 su 3 che so giusti. Ok, è stato il logo della Apple dal 1977 al 1998. Lo riconosci? No, no, questa non la so veramente. Prova da esclusioni. Nella seconda sembrano un po' a caso i colori, anche se sono al contrario del primo. Però mi sembra più decente il primo. E l'ho ingarrato, ma che culo della Madonna! Il logo corretto è ovviamente la prima. Cioè, non conoscere il logo della Nike. Cioè, dai, se qualcuno ha risposto alla seconda, sparatevi! Ok, questa è talmente facile che pure il mio cane potrebbe rispondere giusto. È il canale televisivo più amato dai bambini. Come si chiama? Ovviamente la seconda! Cioè, chi che risponde il primo? Chi è che risponde il primo? Ci sono facilissime ste domande. Cioè, io rispondo tutte esatte. Dai, non sapere questa proprio no. Il logo del famoso social network Facebook è giustificato a destra o a sinistra? Ma ovviamente a sinistra, cioè, dai, non sapere questo, c'è da spararsi. Bene, questa vado per esclusione. Diciamo la linea dell'abbigliamento sportivo Air Jordan, che è ispirato al campione NBA. E ovviamente è la prima. Ma vai, ma vieni. Ma chi sono io? Chi tra queste è la dolce Hello Kitty? Ma ovviamente quella col fiocco rosso. C'è chi ha risposto fiocco giallo? Buttatevi da un burrone. Bene, questa è un po' troll. Questa è un po' troll. Però è impossibile che sbagliate questa. Probabilmente lo sbaglio io. Cioè, volete vedere proprio la sfortuna mia che lo sbaglio? Super Mario è tornato. Lo riconosci? Io direi la prima. È giusta! Madonna! Dai! È il logo di una famosa catena di fast food. Bene, ovviamente la seconda! Ma vai! Qua facciamo 12 su 12, raga! Cioè, non potete competere contro di me, io che ho visto la storia dei loghi. Vabbè, la storia no, però li conosco quasi tutti i loghi. Ok, Mr. Clear, non me l'ho conosciuto come Mastro Lindo. Donano molto entrambe le condizioni di colore. Ma qual è la sua vera divisa? Mastro Lindo, chi è che non lo conosce? Ma ovviamente è quello con la maglia bianca. Ma io so tutto. Tipo, io ho vissuto la maggior parte del tempo in TV. Cioè, non conoscere questi loghi è proprio come se ho vissuto una vita di merda. Il risultato che ci è uscito è perfetto. Ottima memoria fotografica. Cioè, non potete competere contro di me. Non potete competere. Io sono il re dei loghi. Provateci anche voi a fare questa challenge e scrivetemi il vostro punteggio. Va bene, raga, concludo qui questa breve challenge. Spolliciate per altri episodi su questa bellissima challenge. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. E se vi piace la pagina Facebook, trovate il link in descrizione con altri social. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti, raga.